Buongiorno, auguri di buon Santo Stefano. Adesso Robertina che vuole combinare. Ho preparato una bella chiffon cake, ieri sera alle 11 l'ho messa in forno, per oggi mi stanno aspettando dalla mamma e gli voglio portare questa bella torta. Però invece che farla semplice come ho fatto l'altra volta con la vaniglia, l'ho aromatizzata all'arancia, quindi al posto dell'acqua abbiamo aggiunto del succo d'arancia e anche un po' di una fialetta di aroma, così viene bella intensa. Ora mi accingo a preparare la crema all'arancia per farcirla, una crema molto leggera. E poi dopo ci metteremo anche un po' di cioccolato fondente sopra. Insomma, la facciamo bella ricca. Quindi abbiamo qua 200 ml di succo di arancia, 500 ml di succo di arancia, quindi mezzo litro di succo di arancia, 50 g di maisena, diamido di mais o fecola di patate, che è uguale, e ci mettiamo 120 g di zucchero, ok? Quindi andiamo a pesare anche lo zucchero che l'ho dimenticato. Succede. Prepariamo anche lo zucchero, adesso lo prendiamo e lo pesiamo. Il nostro zucchero, eccolo qua, prendiamo la bilancia, la nostra bilancina, mettiamo la tara e pesiamo lo zucchero, ecco qua. Ok, siamo pronti e pesiamo il nostro zucchero. Ok, ecco qua, 150 grammi di zucchero. Eccoli, 150 grammi di zucchero. Perfetto, adesso abbiamo tutto. Possiamo cominciare. Prendiamo una frustina, un tegamino, ok. Quindi mettiamo la nostra maizena, zucchero e piano piano misceliamo in modo da non fargli fare i grumi. Ok? Mettetela un po' per volta, se no vi si formano dei grumi. In questa crema non metteremo le uova. Ed è ottima anche per un dolce al cucchiaio, se magari volete servirla così, o qualche biscottino. Oppure anche al cucchiaio, se avete, ci sono bambini, delle persone celiache, la possono gustare tranquillamente perché non c'è glutine. Bene, adesso la facciamo addensare. A cottura ultimata andremo a mettere 50 g di burro o di margarina. Chi ha problemi con il lattosio può mettere la margarina o del ghee. Ok? Bene, adesso prepariamo la nostra cremina. Vi faccio vedere la mia chiffon che ho preparato ieri sera. Eccola qua, quindi è stata tutta la notte fino adesso capovolta. Adesso andremo a distaccare. Intanto mescoliamo, se no ci si fanno i grumi. Prendiamo un coltellino fino, questo va benissimo, e la stacchiamo dai bordi. È già bella quasi staccata tutta, eh? Perfetto. Facciamo molto presto. Sempre a mescolare, mi raccomando, io però devo affettarmi un pochino. Avete passato un buon Natale? Tutto bene? Ok, a questo punto l'abbiamo distaccata, la rovesciamo, eccola qua, e
stacchiamo anche il fondo, sempre con il nostro coltellino. Ecco, delicatamente, in questo modo. Oh, voilà. Eccola. Potete anche la cuocere se vi piace di più. Eccola qua. Ecco la nostra chiffon. Leggera, leggera, delicata, delicata. Ok, ci siamo quasi. Poi abbiamo preparato anche circa 200 g di cioccolato fondente, ok? Quello da copertura, i quadrettoni di cioccolato da copertura. Li mettiamo in un pochino e poi andremo a aggiungere un pochino d'acqua e faremo sciogliere. Ecco qua. Iniziamo a iniziare a sciogliere anche il cioccolato, così ci avvantaggiamo un pochino. La nostra crema sta andando, aggiungiamo un pochino di acqua e facciamo sciogliere il nostro cioccolato, ok? E la poi andremo a coprire dal nostro dolce. Ci siamo quasi. Quasi da pensarsi, ci siamo quasi. Qui si scioglie il cioccolato. Ci avvantaggiamo un pochino. Cominciamo a preparare altro piatto in cui metteremo la nostra chiffon. Ecco qua. E quindi andiamo a tagliare il primo strato molto delicatamente. Molto delicato il chiffon. Ecco qua. Ci aiutiamo con un vassoio oppure con la, ci sono anche delle pale apposite, eh? Ecco qua. In questo modo abbiamo fatto presto questo. La trasferiamo su quest'altro piatto. Ecco, la nostra crema è pronta. Ecco qua, la crema è pronta, la nostra cremina è bella e pronta, vedete? Si è addensata. Il cioccolato sta bene, possiamo metterci il burro. Facciamo sciogliere. Così la nostra crema diventa bella lucida. Ok, ci siamo, eh? E anche questa è pronta. Potete sbagliare la chiffon, ma è molto morbida e umida, quindi la potete lasciare anche senza bagna. Però volendo ci potete mettere un po' di liquore, se è quello che vi piace. Il buono che più vi piace lo potete mettere. E anche la cioccolata è quasi pronta. Ecco qua, profumatissima, un profumo quando si scioglie incredibile. Ciao Tony, buon Santo Stefano, grazie anche a te. Mettiamo un altro pochino di acqua. Ecco qui. Io la sto facendo senza liquori perché ci sono i bambini, però
come dicevo prima, potete aggiungere del liquore, oppure se quando la servite l'accompagnate con del liquore. Beh, diciamo che con questo dolce un Grand Marnier o un rum ci stanno da Dio. Va bene? Magari per le persone più grandi, quindi glielo servite a parte. In questo modo anche i bambini la possono gustare tranquillamente. Ci siamo, eh? Abbiamo sciolto anche il cioccolato. Molto semplicemente, eh? Non cerco di non fare mai cose troppo complicate. Le cose semplici sono cose migliori. Ok, quindi adesso andiamo a riempire il nostro dolce con la nostra crema. Strato del nostro dolce, sempre con il solito sistema. Andiamo a tagliare un altro strato di torta. È di una sofficità unica. Soffice, soffice, soffice. Ecco fatto, vedete? La prendiamo, voilà, mettiamo la nostra crema. Ecco fatto. Anche questa è fatta. Nostra bella crema d'arancia. Bene, con questo abbiamo fatto, mettiamo l'ultimo strato sopra della nostra torta e poi andremo a mettere il cioccolato. Mettiamo l'ultimo strato della nostra bella torta, piano piano, delicatamente. Voilà, fatto. Eccola qua. E adesso andiamo con la cioccolata. La coleremo sopra, semplicemente, senza particolari. Ecco fatto. Molto rustica. Oh, un po' del nostro caro cioccolato fondente che ci sta tanto bene con l'arancia e poi il tocco finale andremo a grattugiare la scorza dell'arancia sopra. Che ne dite? Ecco fatto. Abbiamo messo la nostra bella cioccolata. Ma proprio con una cosa rustica, 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 tranquilla, tranquilla, senza ghirigori. Benissimo. Fino a qui ci siamo. Scorza d'arancia. E ce la grattugiamo semplicemente sopra. Mi darà quel tocco di colore e di aroma in più. Un po'
potete mettere anche della granella di cioccolato, di pistacchio o di nocciole, però dopo cominciano a essere troppi sapori. Rimaniamo sull'arancia e il cioccolato fondente. Eccola qua. Poi la prossima volta la faremo con il mandarino. Io adoro il mandarino, profumatissimo. La faremo bella tipicata di via senza cioccolato, però solo con il mandarino. Ecco fatto. Ci siamo. Il nostro dolce, la nostra chiffon è pronta. Eccola qua. Ve l'ho detto, molto molto semplice. Non abbiamo fatto cose particolari. Ecco qui. Non sarà bellissima, ma vi assicuro che sarà molto 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 buona. Bene, vi ringrazio, vi do un bacione grande grande e ci vediamo alla prossima ricetta. Volendo, potete mettere anche delle fette d'arancia intorno. Vedete, insomma, diciamo che è una cosa molto molto semplice e molto casareccia. Ciao Cesare, buon Natale, grazie. Bene, anche per oggi ti ringrazio Cesare, sei gentilissimo. Anche per oggi abbiamo fatto. Adesso vado dalla mia famiglia che mi stanno aspettando. Oggi ce la mangeremo e in più farò anche dei tonnarelli, dei tagliolini alla pescatora preparato precedentemente, a quest'ora è un pochino tardi. Quindi vi ringrazio di nuovo, vi auguro un sereno Santo Stefano e ci vediamo prossimamente. Grazie di tutto e buona giornata a tutti. Ah, poi vi farò anche delle ricettine un pochino alternative, così ci disintossichiamo di quello che abbiamo mangiato durante le feste. Bacio, un abbraccio a tutti e ancora di nuovo buone feste. Ciao!